start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Terrascape, un gioco uscito il 5 di aprile, è un gioco che ho già provicchiato un pochino ed è un altro gioco, perché ne sono usciti un paio in questo periodo, che sembrano essere dei city builder, lo sono, ma sono anche dei puzzle game in cui bisogna comunque ragionare, far interagire bene le strutture tra di loro. Il gioco costa 12 euro e qualche centesimo, insomma 12-13 euro, scontato al rilascio sui 9 euro. Il prezzo ci sta, secondo me ci sta, ve lo dico già. È giocabile in multigiocatore, ma al momento non lo facciamo, e vi faccio vedere che ci sono due modalità. Io inizierò la sfida di Enigmi, giusto per farvi capire le meccaniche, e poi proviamo velocemente anche il gioco quello lì. Ricominciamo dall'inizio perché voglio farvi vedere le meccaniche base. Il gioco è in italiano, è in Early Access, non è in italiano completamente perché il tutorial e le spiegazioni sono completamente in inglese, le risorse, diciamo i vari edifici invece sono in italiano. Allora, vi spiego io come funziona. Noi abbiamo in questo caso un punteggio da raggiungere che è questo. Dobbiamo raggiungere i 140 punti e abbiamo 6 falegnamerie da poter mettere giù. Non c'è altro in questa sfida. Ci possiamo muovere con Vast, tenendo premuto il destro, muovendoci ai bordi, con gli edifici possono essere ruotati col punto e la virgola, il punto o la virgola, insomma in questo caso non cambia niente, col QED invece ruotiamo la visuale. In questo caso noi andiamo a vedere che la falegnameria guadagna punti, 4 punti da ogni foresta negli esagoni vicini, e ne perde 7 se c'è una falegnameria, cioè un altro edificio uguale. In questo caso noi andiamo a ottimizzare cercando di metterlo all'angolo in modo da crearne il più possibile, perché so già come funziona, poi all'inizio magari sbaglierete, però lo sapete adesso. Vedete che in questo caso abbiamo il massimo, perché tutti gli esagoni intorno sono circondati da foresta e guadagniamo 24 punti. In questo caso andiamo a metterne un'altra, ne abbiamo un po' da mettere ancora, 5. In questo caso vedete che l'esagono condiviso con l'altra falegnameria non conta, e quindi ne mettiamo un'altra lì. Ne posizioniamo un'altra ancora, magari andiamo a posizionarci in un altro posto, cercando di ottimizzare il più possibile. Potrei anche sbagliare, in questo caso continuo a metterle, vedete, fate delle prove, vedete il punteggio centrale qual è il punteggio migliore, sappiamo che è 24 adesso il punteggio migliore. Ne mettiamo un'altra ancora, ne abbiamo ancora una da mettere, però vedete che ci mancano 20 punti, quindi ne basterebbero 20. In questo caso ne metto 24 e ottengo un punteggio massimo. Vedete che qui ci sono dei simbolini, qua sotto c'è il bronzo, l'argento e l'oro, noi abbiamo fatto l'oro e passiamo alla prossima sfida. E questo è la modalità ad enigmi, dove noi dobbiamo risolvere i vari enigmi del gioco con i vari seed, i semi del mondo. In questo caso viene aggiunta la segheria. La segheria prende punti da foresta e perde punti da un'altra segheria, ma prende punti tanti da una falegnameria. Quindi in questo caso la cosa si complica, perché questo è il posto ideale. Vedete, ne possiamo mettere 3, però vedete c'è il buco in mezzo, perché voi quando posizionate un edificio distruggete la risorsa sulla quale lo costruite. In questo caso se piazzassi la segheria la posso mettere qui e faccio 27, perché un punto ad ogni foresta intorno, ma in questo caso vedete che ne guadagno 15 solo dalla presenza della... Ok, sappiamo che il massimale adesso più o meno è 29, quindi io posso metterla qui. Ok, in questo caso non posso metterne un'altra di segheria qui perché perderei punti per la vicinanza, quindi in questo caso vado a mettere un'altra falegnameria, magari la mettiamo qui, e mettiamo una segheria in modo da ottenere dei punti validi, non è il massimo, però la mettiamo 21, 23, mettiamo qua, e abbiamo ottenuto da 100 punti. Non è finita, abbiamo un'altra falegnameria da mettere, ma in questo caso va abbastanza in vacca. Vedete che non è superata questa sfida, purtroppo. Facciamo 24, ma non otteniamo neanche il bronzo in questa partita. Abbiamo fallito. Riprova. Cerchiamo di raggiungere un punteggio più alto. È molto carino perché il gioco sembra chiuso qui, ma in realtà se andate a vedere anche gli screen su Steam il gioco è ampissimo, perché poi inizieranno i villaggi, insomma tante altre cose. Adesso una, e mettiamo una falegnameria anche qui,
cerchiamo di ottimizzare la file in Yamaha prima, mettiamola in modo logico, e abbiamo due segherie, abbiamo già ottenuto un po' di punti, addirittura qua 40 e qua addirittura 58, e vedete che la storia cambia, adesso abbiamo già praticamente raggiunto il bronzo, e adesso 39, 28, io lo metto, vediamo, sì, la metto qua, 39, gold, punteggio massimo. Siamo stati molto bravi in questo caso. Ora, menu principale, abbiamo risolto anche il secondo schema, ma andiamo a vedere la modalità, quella libera. Il gioco resterà in Early Access comunque un anno, quindi verrà evoluto. Vedete, abbiamo la terra media, piccola, grande e gli scenari che poi andranno a sbloccarsi completando gli obiettivi delle varie mappe. 10 euro, 12 euro, li vale assolutamente perché è un bel passatempo, un bel puzzle game, si ragiona e adesso si introducono anche delle meccaniche che prima non abbiamo visto. Nel senso che noi dobbiamo iniziare piazzando l'inizio, diciamo, della fortezza, non è molto importante dove la mettiamo, la piazziamo in modo da non distruggere risorse importanti, quindi la metto qua in mezzo. E abbiamo la nostra fortezza. In questo caso abbiamo il mazzo, tiriamo il mazzo e abbiamo la silvicoltura, apriamo il mazzo e troviamo all'interno due falegnamerie. Vedete che qua a lato abbiamo un anello che poi andrà a riempirsi quando potremo pescare nuove carte, quindi in questo caso andiamo a mettere una falegnameria, scusate, in un punto abbastanza agevole, quindi consideriamo i posti magari liberi perché non ci sono le foreste che abbiamo visto nella mappa tutorial e vediamo quanti punti riusciamo a ottenere mettendola in un luogo abbastanza congeniale. Vediamo qua 16 12 8 non c'è granché qua a dire la verità, potremmo metterla qui 16 12 questa 16 16 sì, abbiamo sempre comunque qualche lato libero, ma va bene, la mettiamo qua. In questo caso vedete che si è riempito. Quando piazzi un edificio che appartiene a un certo mazzo, sbloccherai nuovi edifici in quel mazzo. Va bene, tanto continuiamo. Ne metto un'altra che mi dà sempre 16 qui. Perfetto. Abbiamo ora sbloccato un'altra carta sempre di quel mazzo lì, quindi vado a pescare, infatti abbiamo completato l'anello, abbiamo villaggio, silvicoltura, non so cosa fare, prendo villaggio. Villaggio mi dà, riceve punti su erba, se questo è su erba, quindi 2, riceve punti o perde punti, in questo caso dalla fortezza più 6, casa comune, dal frutteto alla falegnameria, quindi diventa una figata sto gioco, vedete che qua non è il massimo, 11 punti, 12 se la facciamo vicino alla fortezza, 12, 15 addirittura qua, io lo faccio qua. E vedete che qua abbiamo creato il nostro cottage. La vicinanza con un altro cottage ci dà due punti aggiuntivi, quindi in questo caso io lo metto qui. E vediamo adesso se abbiamo altre possibilità, 12, 12... E poi io adesso sto andando, ammetto mea culpa, abbastanza a caso, ma sappiate che poi è meglio farlo, diciamo, con logica e criterio. 13, adesso vado a tentativi, ma in realtà poi una volta che padroneggerete le statistiche del gioco diventerete dei veri maestri. Ora abbiamo completato il mazzo, quindi vado a pescare, pesco silvicoltura perché dovrei aver sbloccato il frutteto. Allora la costa gli fa perdere punti, l'erba, la pietra, ok, e guadagna dalla foresta, dal fiume, ok, abbiamo due da mettere, quindi andiamo a vedere. La costa gli fa perdere punti, 15 15 15, vediamo se c'è qualcosa che gli fa guadagnare punti, tipo magari qualche vicinanza con i villaggi, no, fatemi rivedere. Foresta, fiume, lago, falegnameria e frutteto, sarebbe l'ideale un fiume, ma non li abbiamo, non abbiamo fiumi, sì abbiamo un fiume qui, in realtà 15, 18, bello, 18, lo metto lì, lo metto anche qui, e abbiamo ottimizzato abbastanza, vedete che qui abbiamo il punteggio per vincere la partita. La situazione adesso, se vado a prendere il villaggio ho ancora il cottage,
vado a prendere anche silvicoltura. Ok, abbiamo preso falegnameria e frutteto. Allora, una falegnameria io la metterei qui, un frutteto glielo metterei vicino qui da fare 18 e un altro 18 anche qua vicino al fiume, vedete che alla fine i fiumi c'erano. Il cottage lo metto qua che mi fa 19, che è buono. E sulla costa no, 11 9, vediamo un attimo. Anche qui il fiume, il lago, viene tutto influenzato dal cottage, da 13, 11, 10, no, mannaggia. Sì, io sto mettendo proprio ad cazzo, ma dovrei pianificare meglio. No, mettiamoli qua vicino, dai, 11, 8, 6, 12, 14, dai, la metto lì. Abbiamo ancora 14 e 12, dai. Vedete che intanto inizia a prendere forma la nostra civiltà. Vediamo se abbiamo sbloccato altro. Sì, abbiamo sbloccato villaggio, cottage e piazza. Abbiamo sbloccato anche la piazza. La piazza riceve punti dalla fortezza, dalla casa comune, dal cottage, dal fiume e da un'altra piazza. Quindi, vediamo se c'è modo di metterla 10, 13, 19. La mettiamo qua. E vedete che si collega e ha, non so perché, 18. Bene. E iniziamo a fare il nostro villaggio. Vediamo se sblocchiamo altro. No, al momento no. Quindi non saprei. Continuiamo con il villaggio. Dai, mettiamo altri cottage. Espandiamo la zona. 11, 12, 14. Abbiamo anche la carta demolizione qualora noi facessimo qualche cavolata immonda. 17, 16, molto bene, peschiamo ancora, non sblocchiamo niente, dovremmo usare la demolizione ma va bene. Silvicoltura, facciamo falegnameria, ne facciamo un'altra, qui, e un frutteto qui, qui. Villaggio, continuiamo col villaggio, mettiamo altri 6. Vedete che poi più ne facciamo, più prende forma. Stiamo anche demolendo praticamente. Adesso dovrei capire se la segheria perde punti demolendogli i campi intorno. Perché mi era sembrato di no, però bisognerebbe capire. Ok. Non stiamo sbloccando niente. Abbiamo, vabbè, il glossario, insomma abbiamo... Vedete i punti? Quando noi andiamo a completare questi punti andiamo a sbloccare carte in più. Io continuo con la silvicoltura perché voglio fare il più possibile, cioè ho meno punti da fare insomma per gli altri. E qua mi sembra una buona zona e ne mettiamo una anche qui. 8, no, non mi piace. 12. Eh sì, 12 per forza. Mettiamola qua. E ne abbiamo ancora una da mettere. La metto qua a 16. Ok, abbiamo sbloccato una nuova cosa. Sempre con la silvicoltura, perché abbiamo fatto il punteggio. Quindi abbiamo sbloccato cabina di caccia. Selvaggina 10, foresta 2. La cabina di caccia, un'altra, ci dà svantaggio. Non vedo però... Ah, eccolo qui, eccolo qui. Non li avevamo notati. Sembravano elementi del terreno inconsistenti. Abbiamo... 38 punti e il frutteto. Mi sto mettendo un po' a caso, ma va bene. Adesso vediamo anche la città. Dobbiamo fare ancora una trentina di punti col villaggio. Quindi mettiamo un'altra piazza. Vediamo se abbiamo zone agevoli per metterci una piazza. E abbiamo abbastanza riempita la zona qua. La piazza è favorita dalla fortezza e fiume cottage, quindi io gli metterei altri cottage qui, metto una piazza che mi dà 13 e altri cottage 12, 16, 14. Ok, abbiamo sbloccato una carta in più. Quando questo anello del progresso è stato riempito puoi aggiornare il tuo edificio principale, puoi riempire la barra pescando carte, aggiornando. Ok, va bene, clicchiamo qua e possiamo aggiornare ed è diventato un altro edificio.
E abbiamo sbloccato l'agricoltura o il villaggio. In entrambe abbiamo edifici nuovi, quindi io prendo agricoltura, abbiamo il campo di grano e abbiamo la silvicoltura. No, il villaggio abbiamo sbloccato il mercato. Il mercato lo possiamo mettere qui, che è influenzato, adesso non sto più guardando, però da tutto quello che è città, ovviamente. 29, 36, direi che il posto giusto è questo, 36. E il campo di grano invece viene influenzato da, non dalla costa, da l'erba, la pietra, insomma tutto quello che sono i campi. Quindi 5, 5, pochino però, Vediamo 5, 5. Cavoli, non è il massimo questo. Mi dà solo 5. Chissà come mai. Erba e pietra. Da fiumi, laghi, campi di grano. Ah, ok, questo è 9. Vediamo se abbiamo qualche fiume che è rimasto libero. 13. 13. 13. 16. 12. 12. Ok, dai. Stiamo piazzando tutto il grano qua, lungo il fiume. Abbiamo ancora dei cottage. E andiamo a collegarli con la Big City. Ok. E qua abbiamo, non sblocchiamo nulla perché al momento dobbiamo far salire l'agricoltura ancora, ma non ne abbiamo di carte al momento. Vedete, intanto abbiamo costruito una mappa che, tra l'altro, per quanto io sono malato, questa potrebbe diventare anche una sorta di mappa da copiare e usare in eventualmente qualche gioco di ruolo da tavolo, insomma, perché la grafica è carinissima. Poi si può ruotare anche in inclinazione, si possono andare a vedere i vari edifici. Questo era Terrascape, spero vi sia piaciuto, a me non dispiace assolutamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!